Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Genshin Impact, dove avevo deciso, così un attimo per conto mio, di registrare un video durante lo svolgimento appunto dell'ultima fase di gioco per quanto riguarda l'evento corrente Unreconciled Stars. L'ultimo evento l'ho provato praticamente in live, senza, diciamo, compagnia, quindi diciamo in single player, e devo ammettere che è stato piuttosto faticoso, anche perché il fattore di dover consegnare l'energia e il fattore comunque anche di accumulare l'energia è abbastanza complesso da gestire da solo. Per cui avevo intenzione praticamente di svolgere questo evento o comunque questo combattimento in multiplayer, anche per vedere effettivamente l'evento come viene svolto nella realtà multiplayer. Non ho avuto la possibilità di poterlo fare in live, quindi mi dispiace effettivamente se c'era qualcuno che voleva provarlo insieme a me in live, però lo proverò in questo momento e vedremo effettivamente che cosa riusciremo a fare. Allora, confermiamo il nostro accesso nel settore delle coop. Tra l'altro, mi è stato anche, diciamo, spiegato durante le mie live che praticamente ci sono stati purtroppo dei furti per quanto riguarda l'associazione degli account nel multiplayer. Qualsiasi tipo di multiplayer, per cui cercate di fare molta attenzione per quello che fate, ma soprattutto cercate di avere sempre le informazioni dei vostri account sempre a portata di mano. Se avete effettuato anche degli acquisti, se avete effettuato comunque in generale anche dei video o comunque in generale anche degli screen o tutto quello che può comunque concernere i vostri Ah, qua addirittura hai già cominciato. Bene. Quindi diciamo tutto quello che può concernere anche, diciamo, il gameplay o in generale tutto quello che potete fare all'interno del gioco. Mi raccomando, tenete tutto a portata di mano perché appunto vi potrebbero servire effettivamente per dimostrare comunque il vostro possesso del profilo. E quindi evitare truffe o comunque in generale evitare problemi per quanto riguarda la perdita dei vostri account. Tutto qua. Allora, l'evento è abbastanza semplice, l'ho già spiegato comunque in un altro video che è presente all'interno del mio canale. Dobbiamo letteralmente raccogliere l'essenza delle stelle per poi consegnarle al meteorite gigante. Per cui in realtà non è troppo complesso come evento, è molto, molto simile, anzi, se devo dirla tutta, all'evento scorso che abbiamo effettuato in co-op in generale, per cui bisogna trovare successivamente il punto per poter consegnare la nostra energia e poi continuare a eliminare praticamente i mostri. Devo ammettere che in single player questo evento è risultato un po' più difficile, un po' più complesso, mentre invece in multiplayer lo sto trovando anche abbastanza semplice, non troppo difficile, non troppo complesso, a parte il fatto che comunque stiamo affrontando praticamente tutti i nemici enormi che mi danno fastidio con gli attacchi di venti. Volevo portare venti proprio per una questione comunque di, diciamo, di praticità, dato che venti comunque all'interno delle orde come dire, all'interno delle orde dei nemici è molto forte, quindi mi è parsa una buona idea, però a quanto pare abbiamo anche un bel tartaglia che nell'evento è boostato, quindi facciamo anche danni in più. Molto interessante come cosa. Ora, qua mi sa che posso consegnare solo qua dentro. Sì. Quindi non ci sono gli spawn. Non ci sono gli spawn come nel single player, dove solo in alcune zone puoi consegnare. Qua puoi consegnare praticamente sempre, vedi? E una volta consegnata l'energia. Ah, ecco, vedi, questa è una cosa interessante che non sapevo. E una volta dentro la zona è possibile consegnare diciamo, tutta l'energia
dei nostri meteoriti, dei nostri cristalli. Carina sta cosa, non lo sapevo. Ecco, vedete, a quest'ora io ancora giravo come un deficiente all'interno della mappa, quando in realtà adesso posso consegnare. Vediamo se me la fa consegnare qui. No, non mi fa. Ah, forse perché non sono pieno. Ah, si poteva consegnare in single player anche se non pieno. Vediamo se qua adesso mi fa consegnare. Sì, qua mi fa consegnare. Ok, allora sì, è praticamente in alcune zone si può consegnare. E devi averne almeno la metà. Quindi devi essere almeno superiore alla metà. Vabbè, ci sta. Alla fine è giusto. Penso che sia anche corretto. Penso che sia corretto. Esatto, vedete, basta che siamo superiori alla metà, ci permettono praticamente di consegnare. Ecco, lui ha preso il buff adesso dove possiamo recuperare più energia, a quanto pare. Certo, però effettivamente è strano, non c'è soltanto un Tartaglia che tecnicamente è il personaggio boostato dell'evento, mentre invece sia Ki King e i due eventi, mio e dell'altro, aia, aia, ecco, hanno shottato. Beh. Will revive near the fallen star, ok. Non so se il resuscita. Effettivamente non abbiamo nessun curatore. Non so se. No, non implica. A quanto pare non implica nessuna penalità. Però probabilmente perdi tutte le. Come dire, tutte le essenze che hai raccolto. Vabbè, però. Che mi ha shottato di nuovo. Volevo un attimo. LOL, mi ha shottato. Vediamo se mi posso resuscitare così. LOL. No. Non mi posso resuscitare. E non mi ha dato neanche il tempo di rientrare. Cacchio. Allora, aspettate che. Ci ricuriamo. Ah, probabilmente si resetta il boss. Sì, effettivamente siamo un po' stupidi perché siamo. What? Perché siamo tutti quanti senza healer. Ma che è sto casino? Ma non me li facevano sti attacchi? È pieno. Ah, mi sa che sto laggando, ecco perché. Il mio problema è che sto laggando malissimo. Il mio problema è questo. Sto laggando come una be. Vabbè, sì. Allora, a sto punto provo a non fare il revive. Magari, ecco, è di ora che l'hanno ucciso. Revive. Vediamo cosa succede. Certo, senza healer effettivamente un po'. Vabbè, challenge complete. Ok. Sì, effettivamente giocare con i random è un po'. Diciamo che è sempre un po' un problema. E poi si può ottenere la ricompensa dopo aver completato la coop. E io a questo punto me ne gran vado e ritorno al mio single player senza nessun problema. Va bene, diciamo che volevo fare una sorta di test proprio per vedere come funzionava un pochettino il multiplayer. È normale che bisogna organizzarsi se si riesce con un team ben strutturato, magari con un healer e con reazioni elementali che possano essere molto più utili rispetto a quelle che avevamo noi, perché fondamentalmente noi avevamo soltanto vento che reagiva con tutto e poi acqua e fulmine, quindi diciamo un po' meno forte del previsto. Però già qua magari chi possiede un Chongyun che fa ghiaccio
con qualche personaggio elettrico come Fischl, che è addirittura potenziata, si può fare effettivamente tanta roba. Va bene. Detto questo, io come sempre vi ringrazio per la visualizzazione. Fatemi sapere se ovviamente queste tipologie di video vi possono interessare. Io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo come sempre alla prossima.